Oggi che è? Beh, oggi è 7 marzo. 7 marzo. Novembre, dicembre, gennaio, febbraio, marzo. So 4 mesi fra qualche giorno che io. Ma insomma, fammi capire, ma tu che sei più pratico di me da me, ma come funziona? Cioè, io ti metto un pennacchio, no? Te metto un pennacchio, te faccio, te nomino responsabile del decoro urbano, la musica è finita. Gli amici se ne vanno. Io non ho capito, questa, oh, quei gattopardi, quei gattopardi si era riusciti a... Vedi Angelo, c'è sta... un deputato mi diceva sempre, vedi, la classe politica si è in due categorie, chi è e chi crede di essere. Allora spesso, che succede? Che magari uno si trova in incarico così, si autoincensa, no? Però poi alla fine gli mancano gli strumenti, no? Perché fa? Per sistemare una banalità. E che vuoi? Allora, ma questa non è una banalità, questa è una stronzata. Permettimi, se io sono l'addetto al decoro, se mi permetti, qualche persona a disposizione la debba avere. Quando vado in giro, no? Che fa? Vedo la cosa, chiamo la persona che c'è a disposizione, me l'hai visto. Oh, ma c'è l'STS, sono 106, hanno ripulito la fontana là, hanno ripulito la fontana, ma te la ricordi? È calla. Sì, ma ricordo, guarda ma la fontana, era piena di scritte, mo si sta zozza tutta, guarda l'assunta che è. No, però alla fine è il decoro urbano, uno che è responsabile. Ma ti ricordi quando siamo andati ho detto che bisogna mettere una cancellata per proteggerla? Ah, beh, ma là non è questione cancellata, là è natura. È natura, no? È che là quando vai devi andare con lo scopone. Che devi fare specifiche tecniche di una volta al mese passo là. Certo. Come dice la Merkel, no? Metto il carretto con la scopa, la palla, lo scopino. Che cavolo, no? Adesso facciamo un manifesto, mettiamo una grida carboniana e abbiamo risolto il problema delle cicche. A Via Lunati è sempre la solita musica. Ma questi fanno come Renzi. Fa l'annunci. Non è Renzi, io conosco un ex presidente del Consiglio e dice quello è più bruciardo del cimitero. Però insomma io dico no, c'hai 106 dipendenti. Poi ho saputo che alla vecchia STS c'è ancora una signora che prende 5.000 euro al mese a quella in liquidazione, 5.000 euro al mese, perché l'assessore Morelli ha detto che sono passati tutti alla nuova STS, a quella speciale, e invece la signora ha optato per il contratto del commercio che c'aveva prima, 5.000 euro al mese. Allora io dico, c'hai 106 persone a disposizione, chiami il dottor Pari De Pizzi, che Mirko Fiasco dice che è bravissimo, chiami e ci dici, Pizzi, va a pulì, manna qualcuno a pulì, ma è così difficile. Ma Mirko Fiasco mi sbaglio, ha fatto una richiesta